Prosegue senza sosta il lavoro del nuovo amministratore delegato Pietro Lomonaco, che da quando ha ripreso in mano le redini del club si sta muovendo su ogni fronte per consegnare alla città una squadra forte e competitiva che possa gettare le basi per un rapido ritorno in Serie A. Uno dei primi nodi da sciogliere sarà quello legato al nome del nuovo tecnico. Resta in pole position quello di Carmine Gautieri, dato vicinissimo alla Salernitana e poi sfumato, ma c'è da giurare che il nuovo AD abbia in serbo la solita sorpresa pronta a stupire tutti, magari con un nome suggestivo e di belle speranze che in Catania possa trovare il trampolino di lancio verso palcoscenici più prestigiosi. Intanto sono giorni di attesa anche con riguardo al nodo cessione e la notizia dell'ormai imminente arrivo a Catania del magnate messicano Jorge Vergara. Si parla del prossimo 29 giugno, ma secondo qualcuno potrebbe sbarcare in Sicilia già qualche giorno prima per avere un ampio margine di tempo per visitare il centro e predisporre un'eventuale proposta d'acquisto da presentare alla società etnea. I tifosi attendono col fiato sospeso i prossimi sviluppi. Andiamo adesso ad ascoltare proprio le parole dell'amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lomonaco, ai nostri microfoni, dove ha toccato diverse tematiche, tra queste proprio quella dell'allenatore. Sentiamo. Vediamo prima di mettere in piedi la squadra. Io mi piace pensare che la differenza la faccia la squadra nel suo complesso, nel suo insieme e non un singolo, quindi speriamo di mettere in piedi una squadra che si faccia rispettare su ogni campo, dimostrando affidabilità, quindi è impegno, su questo non ci sono altre strade, altre alternative. Se ci avviamo nei meandri del discorso che deve essere per forza così, eccetera, eccetera, non ne usciamo più. Ma è inevitabile che ci debbano essere dei giovani in rosa. Dobbiamo avere ben 10 elementi sotto classe 95 e quindi è inevitabile che ci siano dei giovani. Intanto una presa di coscienza di quello che è stato, i giocatori ce l'hanno. Tanta gente riconosce che il rendimento non è stato il massimo della vita e ha voglia di rivalsa. Questo mi fa piacere. Lo dovrà poi andare a dimostrare sul campo, su questo non vi è dubbio, però una cosa è venuta fuori, a nessuno piacerebbe andare via da Catania, di conseguenza Catania è una piazza ambita, una piazza dove a tutti piacerebbe giocare, però io aggiungerei a tutti quelli che vengono e a quelli che ci sono eventualmente, a patto che buttino sangue. Devo avere i capelli corti, possibilmente vestito in maniera ammissibile, senza jeans strappati, senza camicie di fuori. Quali sono le caratteristiche? Ci auguriamo, l'ho detto prima, un allenatore che sia in grado di seguire un percorso, quindi un allenatore che è al pari dei giocatori, che abbia delle potenzialità di allenatore che può ambire a stare anche in palcoscenici diversi, quindi vediamo di, se è possibile, dare la possibilità a qualche tecnico, di, visto che qua siamo stati fortunati, che Catania oltre che a lanciare calciatori, oltre che ha lanciato anche degli allenatori interessanti, quindi speriamo che quello che andiamo a prendere ora, che facciamo un campionato abbastanza Lega Pro, ma che sia un allenatore che magari fra qualche anno noi lo possiamo rivedere in Serie A. Quindi questo è un augurio che mi faccio, vuol dire che avremmo scelto bene. Ma perché no? In Catania c'ha una sua storia, un suo DNA, che parte da un modulo che ha sempre attuato, il 4-3-3. Quindi io poi sono del parere che gli allenatori devono allenare la squadra, quindi non le esigenze le conosce la società, quindi i giocatori al Catania li ha sempre scelti la società, di conseguenza quando sarà l'allenatore che verrà li dovrà allenare. È chiaro che il confronto ci sarà, perché è giusto che l'allenatore esprima quelle che sono le sue idee. Nei prossimi giorni andremo a confrontarci con la direzione, con il direttore generale dell'università, e
la disponibilità l'abbiamo sempre avuta, quindi è un momento aggregante da parte della città, la cultura con quello che costituisce un sentimento popolare della città, penso che siano due cose che si sposino perfettamente. Quindi contiamo di farla lì.